un muratore è venuto a chiudere metà della nostra veranda, costruendo un muro. Il nostro vicino di casa arabo ha deciso di prendersi metà della nostra veranda, dichiarando che era un suo diritto. Mio padre ha accettato questa ingiustizia non per paura, ma per amore, perché si sarebbero vendicati con qualcuno della mia famiglia o della mia comunità. Ingiustizia? Certamente. Indifferenza? Certamente. Tutto ciò che è necessario affinché il male trionfi è che la gente buona non faccia nulla. Impotenza? Certamente. La mia, quella di mio padre, quella della mia famiglia, quella della mia comunità. Ma forse è anche la vostra. O forse è l'impotenza di tutti noi. Ci sono tanti modi per comprare il tuo silenzio, la tua complicità, la tua sottomissione. Ti uccidono un parente, come è successo nella mia famiglia, con mio zio trovato morto per terra, con 39 coltellate in una pozza di sangue. Ti corrompono e da semplice cittadino ti fanno diventare ambasciatore, direttore di banca. Ti regalano un anello di brillante. Ti curano tuo figlio, che è malato gravemente. Ti fanno sposare un membro della loro famiglia, così diventi parte di loro. E se vai contro di loro, vai contro la tua stessa famiglia. Ti mettono in prigione. E ti tirano fuori soltanto se ti metti dalla loro parte. La prima ingiustizia. Il primo silenzio. Il primo muro dentro di me. Mi sono sentito soffocato ed escluso dal mondo. Addolorato e arrabbiato, ho dovuto ingoiare il mio dolore e la mia rabbia. E con infantile sadismo me la sono ripresa con i più deboli di me. Le formiche. E le mosche. Mia madre, per consolarmi e dissolvermi dalla rabbia, mi fece un dono. Una pianta. Davidia, vuol dire? Se tu ti prendi cura di questa pianta tutti i giorni e la innaffi, vedrai tanti miracoli. Me lo prometti? Hader Yama, Hader, te lo prometto.
Hey.